Buongiorno a tutti, belli e brutti, da casa su quattro ruote. Già di pulizie, buongiorno. Non è proprio una giornata splendida, però. Il già tempo. Che non piove. Già che non piove è già tanto. Però, come sempre, il tempo non è dei migliori. Bernice è qua che vorrebbe entrare, ma stiamo pulendo. Qui stiamo preparando un po' di farro per il pippotto, così c'è il pranzo, la colazione. Perché ora sta giocando con un pezzo di pasta crudo. A lui piace tanto, gli ho messo quei due crocchini. Perché ora ci spostiamo, facciamo un paio di chilometri, andiamo a visitare il giardino Jardin Oriental Bacalao Buddha Eden, che dicono tutti che è bello, quindi vogliamo vederlo di persona e farvelo vedere. Sono 3-4 chilometri, forse da qua non è tanta roba, 2-3, una sciocchezza. Non andiamo a piedi perché andiamo a vedere se c'è il parcheggio, lo lasciamo là. Se no torniamo qua e poi torniamo a piedi, tanto sono 2-3 km. Non 1,7 km a piedi e mi sembra in macchina un po' di più perché devi fare il giro un po' più largo. Ok, quindi finiamo di sistemare tutto, caffettino, tutto quello che c'è da fare e partiamo. A posto, questo è chiuso, Cosa collo per alluminio? Questo? Il tuo è qua. Lo scaldacollo. Qua. Dici che fa così freddo? Vabbè, stai senza giacca, però okay. Ti metti lo scaldacollo. Quindi, questa. Il mio telefono è ancora lassù. Se sì. Sto prendo io. Ci siamo. Andiamo in moto e andiamo. Sbriniamo solo i vetri. Dalla condensa. Impressionante, mi dà un fastidio vedere i vetri così, che vedo male fuori, però tanto ci faccio niente. Però io c'ho un metodo più bello, pistola dell'aria, mettiamo in moto e andiamo. Siamo in fabbrica, non ve l'avevamo ancora detto, noi abbiamo un'azienda dentro il camper, è un'industria metalmeccanica dove si usano compressori ad alta pressione. Come sempre ragazzi, ho messo per una volta io il navigatore e mi sono marmellato un incrocio e abbia sbagliato strada e l'ho allungata di 6 km. Troppo sofisticato. Sono talmente abituato che lo mette Jessica che ascolto lei che mi dice gira e non gira. Poi il mio è muto, non so cosa è successo, non parla, c'ha il mutismo selettivo. Ma e... sempre il tuo navigatore fa sempre dei casotti. Questo si ma perché non parlando io non... Vado, continuo la strada perché lui non mi dice niente, Jessica non mi dice niente e ciao, arrivo in America così. Prova di girare a sinistra? Anche il mio me lo dice. Ok. Però me lo dice perché lo vedo, non perché lo parla, neanche il tuo sta parlando, okay, vedi? Ma perché il mio è basso. Incrocio un po' del piffero. Abbastanza. Una curva così, arriva uno sparato, mi... Dove stiamo andando? Uno specchio. Continua per 800 metri. Salita la macchinina senza patente, quindi in teoria dovremmo farcela anche noi, però fa fatica anche lei. È bella tosta. Strano che riesci a salirla. Vabbè, piano piano. Noi comunque siamo in seconda, posso metterci anche la terza se voglio. For Transit non mente mai! Roccia! Ecco, è caduto il camper. Dopo la salita. Siamo in montagne russe oggi qua. Perché adesso teniamo sulla stessa strada che siamo passati prima. Sì, l'abbiamo tagliata. 600 metri e siamo arrivati. Scopriamolo assieme. Che carino. Guarda, grigio come piace a noi. Viviamo qua. Feed parking. Logicamente c'era l'ingresso largo lì. Noi dobbiamo entriamo di qua. Sì, che non porti qua. Sì, ma a noi ci piace complicarci la vita. Destinazione si trova sulla destra. Grazie bro. Veramente sulla sinistra. Perché lui mi fa parcheggiare. Vicino al camper. Ci mettiamo vicino all'altro camper così almeno. Siamo vicini vicini. Entriamo e ci vediamo tra un po'. Ci vediamo dentro. Pronti? Andiamo a esplorare questo giardino botanico cinese.
Dov'è l'entrata? Entrata. Ingresso pagato 18 euro, 6 euro a testa. Si può decidere se farlo camminando o con col trenino. Noi abbiamo deciso di farlo camminando perché non vorrei che poi il trenino sia elettrico, si scaricano le batterie come dal castello Chantilly. No, ma poi noi siamo molto sportivi, quindi... Ci fa bene. C'è da dire comunque che gli orientali hanno uno stile troppo bello, comunque. Guardiamo intanto il mappa, va, perché magari tornare indietro a prendere il trenino potrebbe essere un'idea. È qua il trenino, l'entrata del trenino. Però non c'è il trenino, sarà già in giro. Che bello. È bello grosso, mi so. Non c'è scritto quanto è. No. Da dove possiamo andare qua sopra, che è qui dietro, vicino, poco cammino, qui, fai così. Vediamo questo lago. Poi da qui puoi andare in fondo. E dove siamo noi ora? Il giro. A Treno, qua, poi siamo così, qua noi. E poi arrivi in centro. Noi siamo qua. Da qui vai qui, fai così. Così arrivi in fondo, fai tutto così. Sì, sì, vederlo sulla mappetta è bello, bisogna vedere poi dal vivo. Qua ci sono tutti i soldati. Andiamo là, i soldatini. Andiamo di qua, così vediamo sta piscina e via. Guarda quanti bonsai. Che bello, a me mi sono sempre piaciuti i bonsai. Non so perché o... Mettiamo il camper. Lo volevo prendere uno piccolino. Ma sono... Sono delicati. Trova mia mamma, sono delicati, ci devi stare dietro. Ci manca anche il bonsai. Ah, questo è la... Com'è che si chiamano queste qui? Orchidee, no? No. Fiore di lotto. Guarda, c'è le carpe. Cri, qua forse peschi. Qua forse riesco a pescare. Wow. Chissà se posso volare col drone e farvelo vedere anche dall'alto. Tutti qua da noi sono arrivati i pesciolini. Ma quando piace agli animali dicono che... Non piace alle persone. Ma se mi butto? No, dicono che se piace agli animali perché hai una dote. Che belli i pesciolini. Ora io sono sicuro che se arriviamo laggiù e non ce n'è, ci vengono dietro. Calcolando che sono già passati altri due ragazzi, non se li sono considerati. Hai già un porticciolo. Ah, che sono tutti. Oh, che grosso. Cucù. Ah, come escono, come... pieno? Arriva. Pieno. Ah, questo bianco. Che alpino. Grosso. Ma che grosso, che bello. Questa è una carpa dorata. 2-3 kg tutti, E arrivano tutti qua. Qua c'è tutte le statuette, non c'è scritto chi e cosa sono, però c'è il vento, bello sentierino nel boschetto, belvedere via Doria, guardate che spettacolo, bello. Bello bello. Vediamo se dall'alto si potrà vedere. Thank you.
Guardate che belle queste statuette così. Che forti. Sono di ferro. Che carine. Qua guarda le giraffe. Belle. Secondo me sono dimensioni umane comunque. Cioè uno a uno. No. Secondo me sì. Sono troppo alte le zampe. Guarda che è così la giraffa. Sì, le giraffe le abbiamo viste allo zoo. Solo la zampa è alta come due volte me. Pensa che lo sai che la giraffa se non sta vicino agli alberi muore di fame perché non può abbassare il collo. Sì. Ma guarda piccolina. Questa è la giraffina. Questo è Pippo. Che carino. Si allunga. Che fa la giraffa. Bambi. Bambi c'è. Bambi. Là ci sono i fenicotti. Quelli sono giganti. Non lo so. Scimmiette. Sì. Ma la scimmietta. Sono scimmiette. Che fa? Comunque sono fatti cobra. Qui ci abbiamo Cristian, l'asinello. Ci sei anche te. Un po' tutti. Ci siamo tutti, c'è la famiglia. Là dietro ci abbiamo gli ippopotami insieme a Bernice. No, è Bernice. Sì, no, c'è anche, sì. È lì che scorrazza con loro. Sono i bufali. Buffalotti. La mucca. Col mucchino. Sono fatti bene. Tu devi lavorare tutto sto ferro. Sto saldati, i pezzi. Ecco Bernice. Gli ippopotamini. Oh, che carine, ci assomiglia tanto. È uguale. Guarda il coccodrillo. Ma c'è il coccodrillo come fa. Metti la testa dentro il coccodrillo, tanto non ti morde. Sei sicuro che non mi morde? Sì, vai tranquillo. Cucù! Come fa Pippo? Tete! Come si chiama? Sono i tulipani? No, i galli. Non me lo ricordo. Fateci sapere nei commenti come si chiamano questi fiori che non ce lo ricordiamo. Pappagalli, sì. Mi piace la mia mamma. Non è l'orchidea. No. Sono i pappagalli, no. Questa statua cos'è? È un Buddha. È il Buddha? Bello. Là sotto ci sono tutte le statuine. Un esercito c'è. Pronti. Non c'hanno la catana. Sa perché alcuni azzurri e alcuni no? Infatti me lo stavo chiedendo anch'io. Visto che la tecnologia è avanzata, ho chiesto a Google Lens, facendo la foto al fiore, lui ti cerca che cos'è, ti dice il nome e mi ha detto uccello del paradiso. Quindi io mi sto a quello che dice Google. Se comunque voi sapete altri nomi di questa tipologia di fiore o quant'altro, fatecelo sapere nei commenti e ben accetto. Comunque io ci sono andato vicino. Pappagallo, sì, dai, più o meno. E qui c'è Pippo, eh? Ecco Pippotto, gigante. Non manca più nessuno, solo non si vedono i due leocorni. Che bello, il Buddha. Altre statue, statuine. Però una leggenda di qualcosa, cosa sono? Ma qua c'è altri pesciolini. C'è una statua con tutte le monetine attaccate con delle cinci. E facciamo anche noi la nostra. Vediamo se quando torneremo tra 50 anni c'è ancora. Portaci fortuna. Proteggici, grazie. Saluto, ciao ciao. Tipico ponte in stile, con struttura in stile cinese. Ti è piaciuto? Stile orientale alla fine. Stile orientale, non tanto cinese. Non solo cinese. Sì, è stato carino. L'unica, sì, Pietro forse dovrebbero metterci più spiegazioni, però carino. Siamo giunti al termine del giro di questo parchetto.
qua siamo all'ingresso. Che dite, vi è piaciuto? Ora ci spostiamo perché andiamo in un bel posticino, ma ve lo dico quando arriviamo dove siamo. Tornati alla base, prima di ripartire facciamo caffettino time e poi si parte. Per fare la pipì? 34 chilometri ci aspettano, ragazzi, non so se riusciamo. Quanta strada! Quanti chilometri, non so se riusciamo a farli in un giorno, penso che mi fermerò a metà a dormire e poi riparto. E poi si ridorme. Poi ridormo. Vabbè, ci ridiamo sopra, ci vediamo tra un'oretta. 16 minuti e siamo arrivati, eh? Entrati nel paesino dove vi porteremo a visitarli insieme a noi. Siamo giunti a Penice. Che bello! Alla farola, il faro. Ora facciamo l'ultimo pezzo a piedi qua perché c'è il divieto di transito. E guardate un po' chi ci portiamo. La pernicia, la pernicina. Se arriviamo fino in fondo, abbiamo. Che bello, ragazzi! Spettacolo! Spettacolo! Che spettacolo, ragazzi, bello bello bello. Ci spostiamo di un chilometro, 3 chilometri, di 3 chilometri, che c'è uno spiazzo con una spiaggetta, così ci fermiamo a far pranzetto perché ne abbiamo bisogno. Allora, siamo venuti nel parcheggio dove dovevamo mangiare. Avete visto la dronata? E bello, eh? Vi è piaciuto? Jessica ha trovato un posto dove mangiare. Sì, mangiare un po' così. Sì, una tabernetta al volo, fa dei mega toast, delle cose un po' particolari, un po' schifezzose. E quindi andiamo lì. È a 1,7 km. Che bello! Devi la scheda, si vede dove la scheda. Niente, quindi direi che andiamo a mangiare. Sì, perché macchina inizia a brontolare. Niente, destino che non dobbiamo provare le cose tipiche portoghesi perché era chiuso il locale, quindi per non rischiare altri posti e altre cose abbiamo deciso che andiamo all'Aldi, ci prendiamo 2 belle bistecche e ce le facciamo come diciamo noi. Andiamo al Lidl, non all'Aldi. L'Aldi ce l'abbiamo alle spalle, ma siccome al Lidl ogni tanto ci sono le cavolattine che compro io, vediamo se c'è qualcosa da prendere. Ho preso i fichi d'India per il mio bambino Pippotto, poi abbiamo preso il pane, ora andiamo a cercare qualcosa di carne
e per fare l'insalata c'è tutto o devi prendere qualcosa? Guarda cosa c'è qua. Carabineros. 11,99 in start. Buono, eh? Era 18,10, no? No, non bisogna prendere niente, hai detto, no? Jessica è incerta, non sa cosa prendere. No, le bistecche fatte così alla veloce diventano legno. Vabbè. D'altronde, se fai roba veloce, prendiamo qualcosa di fritto e friggiamo. Però, non è che posso fare i miracoli, io. Facciamo le facce scaloppine, dai. Col limone? Cosa dici? Facciamo la scaloppina. Noviglio nazionale, noviglio non è il... Mucca. Sì, però è mica il... Il? Vitello. No. No? È mucca, normale. Poi quella di vitello è più chiara la carne. Sei convinta? Più o meno. Mi devo convincere. Vabbè, prendi quello, per me lo sai che io basta che riempio la bocca, che mangio, lo stomaco, poi una cosa vale l'altra. Il limone c'è, la farina, No, la farina prendila. No, c'è. C'è? Prima volta che vedo la Lidl del marchio Deluxe, che è la categoria buona. Filetto di canguro, vabbè di struzzo è normale, ma di canguro non l'avevo mai vista. Chissà come sarà. Usciti a fare la spesa. Andiamo in un parcheggio in riva al mare per fare il nostro pranzetto. Posticino bellissimo, spottino bellissimo, che è quello di prima. Mangi e guarda dalla finestra. Ogni tanto anche noi facciamo la vera van life. Buona, sta pancetta. Jessica prepara l'insalatina, io preparo le scaloppine col limone. Scaloppina a tavola, insalatina, Pippotto che mangia il pomodoro e il citriolo, il prosciutto crudo che abbiamo preso che è bacon scaduto, però siccome non ci possiamo far capire lo mangiamo così com'è, va bene, tanto non si muore per un po' di prosciutto crudo scaduto, no? Quindi. Ma sì, ma poi il colore non è da dire, è andata male, il gusto non è... Cioè. Ci sta. Non è buono perché è prosciutto crudo affumicato, però vabbè. Abbiamo preso sto dolcino che doveva essere un polvito uruguaio, credo. Però non è tanto uguale a quello come mi hanno fatto assaggiare che faccio io. Forse abbiamo fatto l'aggiunta della panna, così un po' più meglio. Tu cosa dici? Sei d'accordo, Bernice? Bernice! Bernice bisogna lavare le orecchie. Eh sì, bisogna fare un po' di pedicure, manicure, Allora, finito di mangiare, di sistemare tutto, lo facciamo, amore. Il tempo bello ci sta già abbandonando, Quindi mettiamo in moto. Spostiamo di una cinquantina di chilometri. Sì, 53 chilometri. Che in teoria dove poi ci fermiamo a dormire, sennò qua giriamo, cioè, ci fermiamo più oggi. Sì. Dumba. Dove stiamo andando? In bocca al lupo del tempo brutto, ragazzi. Basta solo, abbiamo preso troppo. Non ci piace il sole, noi vogliamo il brutto, il freddo, la pioggia, Acqua non abbiamo preso ultimamente. Non ci piace il sole, Perdinci Bacco. Ma perché il sole era laggiù? Il sole è laggiù. È laggiù. Noi dove andiamo? Laggiù. Dove c'è nero? Mancano 14 km e mi dà esattamente 35 minuti. Perché... non ve lo devo spiegare neanche. Ci sono gli alberi di Natale accesi. Allora, 500 metri uscire la numero 1. Comunque, ragazzi miei, in Portogallo tenetevi stretti a guidare perché non sono capace a guidare. Soprattutto quando sei in queste zone così un po'... Pazzesco. Vabbè. Siamo arrivati, ce l'abbiamo fatta. Qui c'è il pappagallino. Il monnellino. E gli hanno già fatto i complimenti. Già subito, perché tu sei stato qua fuori, la signora dalla finestra. Ora vabbè, ci siamo girati, c'era un camper a fianco. La signora tedesca ti ha visto e ti ha voluto già fare le foto. Che bello! E il cuoricino e love parrot. Sì, i cuoricini gli mandava. Sì.
Monnello. Cena di stasera, un po' di minestrina in brodo e poi faccio le crocchette, le queste qua di baccalà che l'ho prese oggi al Lidl. Mi ispiravano e ci vuole di provarle. Nel mentre Jessica sta pubblicando dei video, che anche se siamo in Portogallo non avremmo internet, però in quest'area abbiamo trovato che c'è un internet comunale gratuito. Dura. Non è velocissimo, però è gratis, va bene, quindi stiamo zitti. E lo lasciamo lì tutta la notte attaccato alla corrente, che non si spenga il computer, che si carica su YouTube. Vediamo se riesce a metterne uno o due, almeno da avere un po' di materiale adelantato. Ippotto si sta mangiando il fico d'India, fa cena anche lui. Mortadellina sta aspettando la pappona che le ha dato suo papà, quella buona, che vuole la scatoletta. Ora questa viziatella, né? Né amore che c'è una viziatella tu un pochettino. E credi che gioca, c'è internet, quindi è nel suo mondo, basta, l'abbiamo perso. Preparazione cena Bernisa, sotto c'è la scatoletta, qua ci sono le crocchette e ora mettiamo 5 cucchiaini rasi di cisto cool per la cistite che aveva l'altro giorno, che bisogna fare il trattamento per 15 giorni, quindi bisogna dargliela tutta. Un attimino e arriva la pappone, amore, ok? La polverina 1, 2, 3, 4 e 5. C'è ancora per domani mattina e poi è finito. Ciao. Posto? Brava. Tanto anche qua le crocchettine sono praticamente pronte. E ora butto la minestrina per farci. Butto la pastina per fare la minestrina. Dacci oggi la nostra minestra quotidiana, che rimette a noi i nostri debiti, che noi rimettiamo ai nostri debitori. Un piccione che rompe le scatole, passeggero. Io voglio assaggiare poi quella. Prima un po' di brodino, che male non fa, ci pulisce l'intestino. Bravo, a me piace. E poi mangi le crocchette per... E poi belle crocchette fritte. Belle fritte. Jessica ne ha mangiata solo una perché lei non è amante del baccalao. Le altre me ne sono erano 5. Le altre le ho mangiate io e ora le mangio anche questa. Non sono male. Per essere comprate congelate al supermercato, sono buone. Il baccalà gliel'ha fatto un po' vedere, si sente l'aroma, ma... ce n'è poco, però per quello anche che lo pagate va più che bene. Cena quasi finita, siamo quasi al dolcino. Jessica fa i miracoli per caricare il video, perché prende non prende, dopo mezz'ora si scollega, devi ricollegarlo perché si stacca ogni 30 minuti. Non è facile la cosa, però per voi questo ed altro, follower. E ci andiamo a fare la nanna? Sono le 11. Dobbiamo andare a dormire. I bambini devono andare a dormire presto, Tu sei un bimbo piccolo. Signorino. Quindi si va a letto presto. Andiamo a fare la nannona. Io direi che andiamo tutti a fare la nanna e speriamo domani di svegliarci con un bel tempo per andare a visitare Lisbona. Cosa ne pensi, Pippo? Ti gratto la scellina. Vieni che ti gratta la scellina. Diciamo buonanotte a tutti. Buonanotte, Pippo. Oh.